Signore e signore, oggi vorrei parlare di un argomento che il Signore mi ha messo proprio in mente per stasera. Non lo so perché, ma ho visto che lo Spirito Santo guida questo programma, perché a volte i fratelli si collegano a distanza, noi non sappiamo cosa predicherà quello dopo, di cosa parlerà, ma lo Spirito Santo guida in modo che ci sia un filo conduttore, qualcosa nei cantici all'inizio, ma abbiamo visto veramente la guida del Signore. Quindi poi vediamo anche i risultati di questa guida. Quindi è bello in toto questo discorso. Il Signore mi ha messo questa sera in mente di parlare di rancori e di offese. Brutto argomento, lo so, però siamo su questa terra, siamo esseri umani e quindi siamo sempre soggetti o a farle anche per errore, sicuramente, perché non è nell'animo del cristiano offendere o creare rancori, però siamo soggetti a questa tentazione che sta attorno a noi. Allora comincio leggendo in Luca al capitolo 22, versi dal 47 al 53, e quando Gesù è stato arrestato. Signore sia lodato. Mentre parlava ancora, ecco una turba e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava succedendo, dissero: Signore, percuoteremo noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spicchiò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui, lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un ladrone. Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi avete mai messe le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Gloria a Dio. Signore, guida questa parola. Prima di questo, Gesù era nel Getsemani a pregare, chiedeva ai suoi fratelli, a quelli che erano stati con lui, ai suoi amici, di pregare insieme a lui perché stava per attraversare questo brutto momento, questa tentazione eccezionale, perché veramente era una prova pesante quella che stava per attraversare Gesù e lo sapeva. E allora ha chiesto ai suoi amici di capirlo. Di stargli vicino, di pregare, ma non solo per lui, pregate per voi perché non siate presi dalla tentazione. Quindi Gesù in questa situazione stava ancora pensando a loro, eppure quelli si sono addormentati. Gesù li è andato a svegliare e si sono addormentati di nuovo. Non sentirsi capiti, probabilmente ha provato questo Gesù, non si è sentito ancora più solo quando i suoi amici non riuscivano a capirlo. Eppure ha continuato il suo programma, è stato nella volontà di Dio ed è morto anche per quelli che erano lì addormentati, a dormire, per quelli che non lo capivano. Non si è fatto prendere da quel moto d'animo, da quel rancore di chi non si sente capito, da chi vorrebbe reagire a certe situazioni. È andato avanti secondo la parola di Dio, secondo la linea che Dio gli aveva dato. Poi è arrivata Giuda, il suo amico, quello che lui ha cercato di aiutare, quello che abbiamo letto adesso, che era il cassiere del gruppo, quindi Gesù lo teneva in particolare stima, sapeva come si sarebbe comportato, perché Gesù era vero uomo, ma era anche vero Dio, sapeva come si sarebbe comportato, ha cercato di recuperarlo in tutti i modi, anche durante l'ultima cena, ha cercato di parlargli per non fargli compiere questo gesto. Eppure lui, il suo amico, era a capo di quelli che stavano andando ad arrestarlo. Badate, non erano soldati. Qua parla di una turba, gente che andava contro Gesù con bastoni, perché i soldati avrebbero voluto un'accusa vera per arrestare Gesù e un'accusa non c'era. Infatti, nel processo che è stato fatto, quando era al Tempio, hanno detto che si era fatto simile a Dio, quindi quella era un'accusa importante che prevedeva la morte. Quando sono arrivati dai Romani al giudizio di Erode, al giudizio di Pilato, là non hanno detto questo, hanno detto che voleva sobillare e andare contro i Romani, perché
perché in quel caso i romani avrebbero agito, perché non gli interessava di uno che si era fatto uguale a Dio. Quindi questo reato, che è stato con accuse false, fatto ed arrestato Gesù, ma Gesù ha continuato. Invece di sentire il rancore per il suo amico, gli ha parlato, gli diceva: ma perché tradisci il figliolo dell'uomo con un bacio? Voleva ancora aiutarlo, senza rancore, senza l'odio che avrebbe interrotto l'opera di Dio. Quelle folle, quando sono arrivati, quelli che erano con Gesù, che era una piccola folla, dice: che facciamo? Ci facciamo rispettare, combattiamo, no? Anzi, uno di loro addirittura ha preso la spada, ha capito che erano mandati dai sacerdoti, è andato contro il servitore del sommo sacerdote. La Bibbia dice che gli ha spicchiato l'orecchio, e Gesù ha guarito quell'uomo che stava andando contro a lui, non si è fatto prendere dalla tentazione di tenere il rancore, di tenere l'odio, di fare interrompere l'opera di Dio per qualcosa che viene da dentro l'uomo, che non viene da fuori, perché il rancore, l'odio, queste difficoltà, questo moto d'animo che noi chiamiamo astio, questo è qualcosa che ha creato tanti problemi anche nelle comunità cristiane, perché uno si è sentito offeso, perché uno si è sentito degradato dal suo ruolo, nel suo essere personale. Ma quanto Gesù ha avuto di più? E proprio perché Gesù ha avuto di più di questo, ora può capire noi quello che passiamo, e ci dice: non tenere l'odio. Dopo che è stato arrestato, è stato insultato, è stato percosso, ha avuto la forza di morire per quelli che lo stavano percuotendo, per quello che ha intrecciato la corona di spine e gliel'ha messa sulla testa. Eppure a volte il cristiano si fa prendere dalla tentazione di tenere il rancore, di tenere l'odio. Ed è qualcosa che gli interrompe la linea della benedizione, gli interrompe di poter ricevere e di poter fare l'opera di Dio nel suo lavoro, nella sua vita, nelle sue situazioni. Anche alla fine, quando proprio l'ultimo che poteva sbagliare con lui, Pietro, lo ha rinnegato, e Gesù aveva cercato di recuperare anche lui. Voleva: Pietro, prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. Niente, lui era sicuro di sé, lui era forte, eppure ha rinnegato Gesù. E Gesù è morto anche per Pietro che lo ha rinnegato. E lo ha recuperato e lo ha portato di nuovo alla vera comunione, a quella che gli ha dato la vita eterna. Non ha tenuto il rancore. Proprio perché non ha tenuto il rancore e si è sacrificato sulla croce, Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni nome. Questo dice la parola di Dio. Ha fatto la volontà di Dio e Dio lo ha sovranamente innalzato. Come pensiamo noi di poter essere, di poter ricevere da Dio, se teniamo nel nostro cuore l'astio, se teniamo nel nostro cuore il rancore? Il male parla esattamente come la guida dello Spirito Santo. C'è anche il male nelle persone che cercano di fare danno, che cercano di. A volte parla anche a noi attraverso il nostro orgoglio. Ma non sono io che ho sbagliato, ma non sono io quello che ha offeso. Io sono stato offeso. È vero, Dio guarda male chi ha offeso. Dio sicuramente guarda male chi ha offeso. Dice chiaramente di non farlo. E come guarda chi tiene il rancore, chi tiene l'odio? Se tu sei quello che è stato offeso e stai tenendo l'odio, sei passato dalla parte del male, cioè dalla parte di chi ha tenuto, ha fatto sbagliare quella persona verso di te. Sei passato dalla parte del male perché stai togliendo Dio dalla tua vita per fare spazio al rancore e all'odio. Questo è il messaggio forte che porta il Signore di liberazione. Quando una persona toglie dalla propria vita il rancore, quando toglie dalla propria vita l'odio,
quando toglie ogni cosa che appesantisce, che rende schiavi di quei pensieri, quando toglie questo, è già una leggerezza diversa e da lì il Signore può entrare. Se qualcuno pensa di fare abitare Dio in un condominio, perché noi dice siamo il Tempio dello Spirito Santo, noi siamo il Tempio del Signore, se qualcuno pensa di farlo stare in un condominio dove c'è il male al suo spazio, Dio al suo, non ha capito come funziona la spiritualità, non ha capito come funziona il mondo spirituale. Fare pulizia nella propria vita per poter ricevere da Dio. Voglio leggere un altro versetto, è scritto in Marco. Marco capitolo 11, versi dal 24 al 26. Signore sia lodato. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri falli. Spesso viene letto solo il versetto 24, che è un versetto che parla di fede, è un versetto molto forte e potente, dice che se credete lo avete ricevuto, se avete il Signore nel cuore, già il Signore opera. Questo è un versetto molto forte, ma poi c'è un vincolo. Poi c'è un vincolo, la parola di Dio lo chiama il vincolo della pace. C'è un vincolo. Quando c'è un vincolo in un contratto, se quel vincolo non viene rispettato, casca tutto il contratto. Compravendita di casa, c'è un vincolo. Se quel vincolo non viene rispettato, la casa non è più tua. Compravendita di macchina, c'è un vincolo. Il vincolo può fare cadere tutto il contratto. C'è un vincolo nella parola di Dio. Viene chiamato il vincolo della pace. E anche qua ne parla. Al verso 25 dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri falli. Quindi, se noi preghiamo, ma non abbiamo l'animo puro, perché stiamo tenendo un rancore, perché stiamo tenendo un odio, perché qualcuno veramente ci ha offesi. Qua non stiamo parlando di qualcosa che noi pensiamo sia successa, di una piccolezza. Parliamo anche di grandi cose. Se noi teniamo quel rancore nella nostra vita, stiamo facendo uno spazio al male, stiamo punendo noi stessi. Noi stiamo punendo noi stessi del male che altri ci hanno fatto. E allora, se questa sera il Signore mi ha dato di parlare di questo argomento, è perché lo Spirito Santo vuole guidare quanti lo cercano, quanti lo vogliono trovare. Se hai acceso Parole di Vita in questo momento, o se l'hai trovato per sbaglio, non in diretta ma su una registrazione, allora sai che il Signore vuole che tu faccia qualcosa. Vuole che tu faccia qualcosa, che è quella di liberare il tuo cuore, di togliere il male, perché il male porta con sé una valigia di pesantezze, di dolore, di sofferenza, e fino a quando il cuore non è libero, il Signore non può benedire. Nel verso 25 dice, ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. Significa che se noi non abbiamo davanti agli occhi tutta l'opera di Dio, tutta l'opera di Dio, non solo il discorso che io sto verso il Signore, io non ho niente, però quello non si deve presentare davanti a me, se no lo prendo a bastonate. Ma perché inganni te stesso? Perché inganni te stesso? Il Signore ti dice di fare agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Il Signore ti dice che quando qualcosa l'hai fatto a qualcuno, lo hai fatto a lui. Hai fatto bene? Hai fatto a lui. Hai fatto male? L'hai fatto a Dio. Stai tenendo rancore? Stai bloccando l'opera di Dio. L'hai fatto a Dio, non l'hai fatto a quella persona. A quella persona lasciala per la sua via, lasciala per la sua strada, lasciala per il male che ha scelto di fare.
ma purifica il tuo cuore e portati davanti a Dio puro per poter ricevere le benedizioni. L'orgoglio dell'uomo lo porta spesso a fare ragionamenti che vanno contro la parola di Dio. Veramente, contro la parola di Dio. L'uomo si innalza dicendo non sono io che ho sbagliato, è quello che ha sbagliato e quindi si può distruggere tutto, si può rompere tutto. Quanto tieni all'opera di Dio? Quanto tieni all'opera di Dio? Quanto tieni alla benedizione di Dio? Pensi forse di poter ricevere una benedizione maggiore da questa, da quest'astio, da questo rancore? Se pensi questo, stai nel tuo astio. Ma se hai capito la grandezza e la profondità dell'opera di Dio, non passare dallo stesso lato di chi ha fatto fare il male, non passare dallo stesso lato del male che ti vorrebbe lontano da Dio, che ti vorrebbe sotto le sue grinfie, che ti vorrebbe non ricevere, ti vorrebbe vedere non ricevere le benedizioni. Nel Salmo 23, quando si parla della coppa trabocca, si parla delle grandi benedizioni che il Signore dà e poi dice tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Oggi se lo traduciamo in un italiano è alla faccia dei miei nemici. Tu apparecchi davanti a me la mensa, il Signore ti vuole benedire, il Signore vuole che nella tua casa si ricevano le benedizioni. Io lo voglio rileggere, il Marco capitolo 11, versi dal 24 al 26, perché veramente è l'accentramento, la fede e poi di seguito quello che l'uomo può fare. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri falli. Cosa hai chiesto al Signore? Di benedire la tua casa, di guardare i tuoi figli, di riconciliare una lite familiare, qualcosa che è successo tra figli, qualcosa che succede, perché siamo esseri umani, succedono queste cose, non c'è da farsi meraviglia su queste cose, non c'è da farsi meraviglia, ma c'è da agire secondo quello che ha insegnato il Signore. Perdonate, vuoi pregare per questo? Perdona, il tuo cuore deve essere pulito e poi dopo lo porti davanti a Dio. Il tuo cuore però deve essere pulito e porti davanti al Signore qualcosa dove il Signore può benedire. Può benedire perché lui vorrebbe benedire, ma se alzi un muro il Signore non sfonderà mai quel muro. Se non apri tu la porta dall'interno alle benedizioni, Dio non romperà mai quella porta. La parola di Dio dice io sto bussando al tuo cuore, così dice. Potrebbe romperla la porta, ma non lo fa. Il Signore ha lasciato il libero arbitrio affinché ognuno decida qual è la sua via. Vuole la comunione col Signore, il Signore la dà. Non vuole comunione col Signore, può stare per conto suo. Nessuno è costretto né ad avere comunione con Dio, né a ricevere le benedizioni. Ma se tu oggi hai scelto la via delle benedizioni, ma se hai scelto nel tuo cuore, se hai una preghiera importante che stai portando davanti a Dio, il Signore sta parlando con te, fai pulizia al tuo cuore affinché il Signore ti possa ascoltare. Fai pulizia nel tuo cuore affinché il Signore ti possa ascoltare. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, grazie. Perché tu questa sera stai parlando. Tu questa sera attraverso questo programma stai facendo arrivare la tua parola, Signore, a quanti hanno il desiderio di ricevere da te, a quanti, Signore, carcerati, hanno la possibilità di seguire parole di vita, farle seguire agli altri nella cella, Signore. Ti preghiamo per questi affinché tu possa toccare il cuore di quanti hanno veramente bisogno di te. Grazie, Signore, per quanti sono nei letti di ospedale. Opera, Signore, in questo momento. Fai sentire tu quanto sei vicino
fai sentire tu la benedizione del cuore, perché Signore, se hanno bisogno di te in questo momento e ti stanno cercando, e noi nel nome di Gesù te lo chiediamo affinché possano liberare il cuore e avere la vera benedizione nella loro vita. A quanti, Signore, nelle loro case stanno seguendo questo programma, grazie, perché attraverso questo programma tu porti benedizione, tu porti nutrimento spirituale nelle vite di quanti in questo momento stanno ascoltando e di quanti ascolteranno per le registrazioni. Continua a benedire, Signore, continua a benedire parole di vita, questo canale, Signore, tutta l'organizzazione, l'applicazione, ogni cosa che viene fatta, Signore. Guida tu, benedici tu per i calendari, Signore. Fai che ci possano essere sempre più cuori disposti a portare la tua parola, a dividere questi calendari, a portarli nelle comunità, nelle famiglie, negli ospedali, dove, Signore, c'è bisogno di te, Signore. E ti preghiamo affinché ogni cuore che viene da te, ogni cuore pulito, possa essere usato per la tua opera. Grazie, Signore. Continua a benedire gli altri che si collegheranno dopo, Signore, i pastori, guidali con lo Spirito Santo, fai sentire la guida che ho sentito io, Signore, in questa parola, fai sentire, Signore, la tua benedizione, fai passare la benedizione attraverso quanti si collegheranno questa sera, perché abbiamo bisogno di te, perché questo programma senza la tua guida sarebbe niente, ma ti ringraziamo perché è il vero nutrimento per quanti hanno bisogno, per quanti abbiamo, Signore, in cuore di ricevere le benedizioni. Continua a benedire, continua a essere presente nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, gloria a Dio.